Qui all'autodromo di Monza stanno per iniziare le qualifiche del Gran Premio d'Italia. Tra poco le monoposto lasceranno i box per scendere in pista. Mi aspetto una buona gara in casa da parte della Ferrari questo fine settimana. Qui hanno avuto molto successo e anche se non vincono una gara dal trionfo di Fernando Alonso nel 2010, non è mai detta l'ultima parola. Qui i fan sono sensazionali e danno sempre un incentivo in più alla Ferrari, quindi credo che sarà una concorrente forte nelle qualifiche di oggi. E domenica pomeriggio siamo a Monza e stiamo per assistere a un classico del calendario di Formula 1. Eccoci al Gran Premio d'Italia. In pole per la gara odierna c'è Sebastian Vettel, che si sentirà molto sicuro di sé in vista della partenza. Ha disputato una prova magnifica ieri e se oggi guida altrettanto bene potrebbe essere imbattibile. Per un pilota è sicuramente meglio essere in prima fila perché può correre senza l'aria sporca e il surriscaldamento provocato dalle auto che lo precedono. Nico Rosberg spera di bissare la vittoria dell'ultimo Gran Premio. Il tedesco ha fatto faville in casa e anche oggi vuole salire sul gradino più alto del podio. Prima di passare alla Mercedes, Nico Rosberg è sempre stato un pilota dall'enorme potenziale. Ha lasciato la Williams perché voleva guidare un'auto che potesse vincere e ha dimostrato che al volante giusto è un vero campione.
Ciao.